Di scena all'italiano, Paolo Di Clemente a destra del teleschermo contro Lee Hasdell. Primo round. Primo round. Low kick di Lee Hasdell. Replica nello stesso modo l'italiano. Nuovamente colpito sulla gamba avanzata. È un esperto di judo, come vi avevo detto, Paolo Di Clemente, quindi cercherà la distanza corta, infatti così è, va nel corpo a corpo. Vediamo finalmente le tecniche del free fight più conosciute al grande pubblico. Il regolamento del free fight di Octagon prevede che l'atterramento possa essere seguito da combattimento a terra con strangolamento reva articolare, vietato il pugilato quando si atterra. Intanto vedete Lee Hasdell che stava uscendo dal quadrato e addirittura volava sul tavolo dei giudici. Molto concentrato Paolo Di Clemente. In linea bassa Lee Hasdell. Nuovamente Lee Hasdell con il suo low kick. Replica Paolo Di Clemente, poi un pugno. Il pubblico, vedete, sottolinea ogni colpo portato dall'italiano. Nuovamente in linea bassa Lee Hasdell. Sicuro di sé, parte con una spazzata e poi immediatamente lotta a terra da parte di Paolo Di Clemente. È la sua specialità, cerca di bloccare l'inglese. Il regolamento prevede che qualora non ci sia azione, bloccaggio o una leva articolare o uno strangolamento, gli atleti vengono rimessi in piedi, e così fa l'arbitro, il signor Vanetti di Milano. Sentite il pubblico che lo acclama, vanno nel corpo a corpo, una ginocchiata potentissima di Lee Hasdell e ora sono fuori dal quadrato, volano fuori dal quadrato. Paolo Di Clemente ha portato il suo avversario fuori, che però alza le braccia in segno di vittoria, vuole significare al pubblico che non si è fatto male. Devo dire che anche i cuscini protettivi hanno fatto la loro opera. E intanto nuovamente prova la spazzata e va a terra nuovamente Lee Hasdell. Corpo a corpo furibondo a terra con Lee Hasdell nuovamente ancora fuori dal quadrato con parte del suo corpo. Vengono richiamati al centro del ring. Ripartono, una bella inquadratura del coach nero di Lee Hasdell. Parte con un calcio girato, ma è Di Clemente a stupire l'inglese proiettandolo un'altra volta a terra. Sono sempre punti a favore di Di Clemente, che vedete in questa fase blocca e controlla l'inglese ma non riesce a afferrargli un braccio o il collo per la leva o lo strangolamento, quindi l'arbitro li rimette in piedi. C'è una verifica che l'arbitro richiede da parte del medico. Jacopo Nardi lo controlla, ha subito un colpo probabilmente nella colluttazione. Il capo di Clemente ha toccato quello di Lee Hasdell, infatti vedete dalla parte opposta anche Di Clemente viene curato dal suo coach. Sinistro a vuoto di Lee Hasdell, attenzione, un pugno, un diretto, vola a terra Paolo Di Clemente. In uscita un diretto preciso al mento, barcolla ma si rialza Paolo Di Clemente, momenti drammatici per lui. Rivediamolo al rallentatore. Prima la spazzata precisa, vola a terra, lo blocca, prosegue nella lotta e poi vedete la spazzata dall'altro lato. Perfetto nel suo bloccaggio a terra dell'avversario e poi qui il momento che vediamo ancora una volta, la spinta indietro con tutta la sua potenza mentre cerca di afferrare un braccio di Clemente per una leva articolare, lo addirittura solleva da terra. Corpo a corpo, e qui è la fase invece della ginocchiata precisa al capo. Resiste e addirittura proietta fuori dal quadrato il suo avversario di Clemente, volando fuori anche lui. Interviene addirittura un giudice di gara e poi ecco qui una vera e propria mazzata tribale che piomba sul volto di Clemente, spegnendoli per un attimo le lampadine, poi si sono immediatamente riaccese per permettergli di proseguire il combattimento. E ora è sotto il fuoco di Lee Hasdell, che non vuole perdere il vantaggio acquisito, e vedete 1, 2, 3 colpi
e vola fuori ancora una volta, entrambi fuori dal quadrato, proseguono sul tavolo dei giudici con il pubblico in piedi che applaude. Un grande spettacolo questa prima di Octagon, ed entrambi gli atleti, vedete, Lee Asdell è il primo a raggiungere il centro del ring e immediatamente arriva anche Di Clemente, che scherza addirittura con l'arbitro, il signor Paolo Valenti. Segnato al centro della fronte, rivediamo negli highlight i colpi più duri. Guardate l'uppercut, il dritto destro, e poi questa tibiata con la ginocchiata doppiata successivamente, ma Paolo non si dà per vinto e continua. E intanto vedete che il combattimento è proseguito, e nuovamente una ginocchiata al volo ha colto Di Clemente e lo ha messo fuori. Rivediamolo da un'altra angolazione. L'uppercut, il diretto, prima la ginocchiata, volano fuori dal quadrato. Il pubblico è in piedi, applaude. L'azione è stata, devo dire, durissima, ma molto spettacolare. La rivediamo dall'altro lato. Ecco la ginocchiata che ha chiuso il torneo per Paolo Di Clemente. Vediamo Ron Koscinski, l'israeliano Ron Koscinski, che guarda il combattimento di colui che lo aveva poc'anzi messo KO. Vince per KO al 32esimo secondo del secondo round Lee Asdell. E Rinaldo Rinaldi in corona con la sua dichiarazione ufficiale la vittoria in semifinale di Lee Asdell, che prosegue.